Nino, il bassista di Jovanotti, che suona Pergolesi passando dal rock al classico. L'esperimento riesce e gli oltre 400 spettatori presenti nell'Auditorium Montevecchi applaudono entusiastici per Ascoli Piceno Festival 2015, che si concluderà il 2 ottobre, dopo 17 concerti che impegneranno 70 musicisti di alto livello internazionale. Le prossime due settimane saranno riservate al grande repertorio classico che si fonderà alla musica elettronica. Il progetto musicale è stato concepito dal violinista Edoardo De Angelis e dalla pianista Anna Barbero, naturalmente in pedana anche loro. Il particolare mix prende per mano lo spettatore e lo porta in un territorio che va oltre le cose terrene, anche grazie alla proiezione di immagini sacre e riprese televisive in diretta. Una produzione articolata, complessa, originale, fatta con passione e grandissima creatività. In evidenza le voci autorevoli e ricche di pathos del soprano Francesca Lanza e del mezzo soprano Sabrina Pecchenino. E questa è la sfida che intende far diventare Ascoli città della musica, lo afferma Emanuela Antonini, presidente dell'associazione di volontariato Ascoli Piceno Festival. La manifestazione che ha come direttori artistici Michael Flexman ed Edoardo De Angelis continua nella musica con gli appuntamenti del weekend riservati al talentuoso violoncellista Lamberto Curtoni con Anna Barbera al pianoforte, Federico Pianciola sound designer e due danzatrici e con il concerto all'Eremo di Colle San Marco con le voci angeliche del coro femminile a cappella Ars Musicalis.